Buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. A quest'ora avrei fatto anche un video delle 4. Beh, non si può più, perché? Perché ho iniziato il mio primo corso della scuola guida, la prima volta. E quindi vedrete che i tempi cambiano, quindi l'orario che io dovrei registrare o sarà 9-6 o le 7 minimo. Quindi pochi video vi aspetterete, va bene? Comunque, non parliamo di questo, ma parleremo ovviamente del 38esimo episodio di Virtual World, giusto? Che sarebbe questo qui. È uscito un nuovissimo trailer del futuro aggiornamento di Virtual World. Tra parentesi, VU, Virtual Universe, che così si chiamerà. Arrivati al 40° episodio, non si chiamerà più Virtual World, ma Virtual Universe, universo virtuale, si chiamerà la serie, cambierà nome. Comunque, il titolo sarà questo. Guardiamo il terzo trailer del futuro aggiornamento di Virtual World. Virtual Universe, ok? Comunque, io vi auguro una buona visione, ma prima di tutto guardiamo nei recenti episodi che cosa abbiamo fatto, va bene? Eccoci qui, ragazzi, negli episodi precedenti. Cioè, nel 37esimo episodio avevamo parlato che nel nuovo smartphone Huawei P20 Pro ci saranno altre 10 novità nel futuro. Giusto? E infatti così è stato. Avevo mostrato le qualità della camera di questo nuovo telefono, quale avrebbe molto risolutiva, anche le modalità notturne e anche memoria di 128 GB e 6G, cioè della rete dati mobili. Poi, includendo questo, avevo mostrato le applicazioni. Giusto? Aspettate. No, aspettate. Qui avevo mostrato un esempio con la Via Lattea. E questo è più semplice, giusto? Dirlo. Con la Via Lattea. Riuscire a fotografarla. Telefono. Con una qualità degli ISO giusta però. Un treppiedi a crossing sommato. Ce l'ho questo, giusto? Manca solo un telefono adatto per fotografare questa meraviglia. Ma bisogna andare anche nel luogo più assoluto, privo di inquinamento luminoso, per poterla vedere. È il mio sogno, vedere la Via Lattea. E qui dava tutte le cose del nuovo telefono Huawei P20 Pro. Ma questo sarebbe il trailer, raga. Questo è stato quello che vi ho fatto vedere. Poi vi ho fatto vedere il possibile ritorno di un'applicazione che avevamo già utilizzato e di altre nuove novità. Quindi sono 9. Angry Dragon 2. Il ritorno. Fruit Ninja, Cut Rope, queste sono nuove novità, sia Fruit Ninja che Cut Rope. Il Climb Racing, Plants vs Zombie 2, Battleship, battaglia navale, questa qui, Geometry Dash e l'era glaciale e il villaggio. Dino Quest e Ed Socer. Poi ripartiamo qui. Molto recentemente, stiamo parlando del 35esimo episodio di Virtual World. Avevamo visto qua, tipo che la parte della Terra era un po' oscurata, cioè non vedersi niente, il nulla totale. E ci vi faceva vedere poche cose, ma in questo terzo nuovo trailer è cambiato tutto.
praticamente, ragazzi. Cioè, cosa voglio dire? Che le immagini che si vedevano in nero sono diventate colorate, visibili, non scure. E vedere cosa c'è dopo. Qui c'era il sole che ci stavamo allontanando sempre di più e ancora di più, che ci siamo allontanati a raggiungere la nube di Magellano, che sarebbe quasi il gas della Via Lattea, il braccio, capito? E infine la sigla Virtual Universe. Sì, giusto, Virtual Universe. Questo è il nuovo trailer, guardate bene. All'inizio mostrava questo qua, giusto? La normale Terra. Guardate bene, lì c'è scritto New Terzo. Possiamo dirlo. Perché è nuovo. Guardate che stupenda questa Terra. È globo, possiamo anche chiamarla. Guardate. Praticamente le immagini che vedevamo erano scure, invece ora sono chiarissime. Visto? Prima erano scure. E adesso sono chiare. Questo non so asteroide, è il riflesso del sole. Questi sono i pianeti, Mercurio, Venere e Terra. Visto queste sono i riflessi del sole, guardate bene. Che non c'erano neppure. Anche qui è diventato. Quindi è cambiato qualcosa. Cosa c'è dopo la Terra? Che abbiamo visto. Poi la risoluzione è aumentata. Quindi la nuova serie Virtual Universe uscirà al 40° episodio, quindi finirà Virtual World e inizierà Virtual Universe, che potremmo chiamarlo Virtual Universe 2, perché è il continuo. Ci siamo capiti, no? Questo sarebbe il sole, ancora più di risoluzione alta. E qui le immagini, già dal secondo trailer che ci eravamo visti nei recenti episodi, si vedeva, era soltanto qualcosina. Ma forse nel 38° episodio, nell'ultimo trailer finale, vedremo qualcosa in più, chissà. E poi potremmo dare la conferma del nuovo universo virtuale che sia uscito. Comunque sia, possiamo concludere il video qui, va bene? Concludiamo. Beh ragazzi, spero tanto che questo video ovviamente di Virtual World, il 38° episodio, guardiamo il terzo trailer del futuro aggiornamento di Virtual World, tra parentesi Virtual Universe. Vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un bel like e noi ci vedremo in un prossimo video con Clash of Clans 2, ok? Noi ci vedremo alla prossima, ciao!